Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo all'interno dell'orto, tra l'orto e il campo di bocce dove spesso Padre Pio si fermava a guardare gli stessi confratelli che giocavano. E qui nel giardino per leggervi una lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino il 16 novembre del 1914. Padre Agostino già qualche giorno prima gli aveva chiesto delle preghiere, soprattutto per un'anima che veniva raccomandata direttamente da Donna Raffaelina, poi gli chiedeva ancora di pregare per il suo ritorno in convento. Lo sappiamo, questa misteriosa malattia non gli permetteva, di ritornare nel chiostro perché stava male. E allora qui scrive Padre Pio: vi riferisco quello che Gesù mi suggerisce intorno allo stato di quell'anima, da voi e da Raffaelina tanto raccomandatami. E un'anima gli dice: a me cara assai, fatele pure sapere che il lavoro, il ritiro, la preghiera, la frequenza e i sacramenti la santificheranno. Si abbandoni pure, gli dice ancora, su questo mio cuore, si rammenti che io sono il padre specialissimo degli orfani. Mia madre supplisce a quell'altra madre che io volli per me. Padre, è orfana dunque quest'anima? Non osato di mandare Gesù se il di lei desiderio sarà pagato a dirvi quello che io sento, a me sembra che per ora ella continuerà a vivere fuori dal chiostro. E qui chiaramente il riferimento è chiaro. Intanto preghiamo, preghiamo che ciò che sembra impossibile oggi si avveri nell'avvenire. Non cesso poi di fare una dolce pressione presso il cuore del Padre Celeste per la vostra e per tutte quelle anime da voi volute. Una sorta di raccomandazione, una preghiera che Padre Pio ha fatto per tante anime e credo faccia ancora per noi.